Salve a tutti amici e bentornati sul mio canale dal vostro Gigio Juve. Ci sono delle notizie incredibili date da Sandro Sabatini circa Daniele Orsato, il miglior arbitro italiano, l'arbitro di Schio, che praticamente dopo l'errore sul fallo Rafinha-Pjanic, quindi sulla mancata ammonizione di Pjanic di cui ha parlato, ragazzi, questa è l'ammonizione più dibattuta della storia, Sabatini ci dà un'importante decisione che ad oggi, dopo quasi 6 anni, nessuno ancora conosceva. Ne parliamo insieme in questo video, ma prima di tutto ragazzi vi chiedo come al solito un like al contenuto, iscrizione al canale perché è gratis e se non l'avete ancora fatto bisogna che lo facciate, perché a voi non costa nulla, per me è qualcosa di molto molto importante, e soprattutto azionate la campanella delle notifiche in modo da rimanere aggiornati in tempo reale su tutto ciò che andrò a produrre su questo canale. Ma soprattutto ragazzi, condividete questo video perché è qualcosa di fondamentale far conoscere a chi non segue spesso le vicende di casa Juventus qual è la verità, perché se aspettiamo i media istituzionali, ragazzi, stiamo belli freschi. Ma passiamo subito a quello che è il contenuto di questo video, cerchiamo di capire un attimino qual è la verità sulla mancata designazione di Orsato per Juventus-Inter o Inter-Juventus, comunque Orsato, che praticamente dopo quell'errore non ha mai più diretto un Inter-Juventus o Juventus-Inter, che dir si voglia, a dir la verità per oltre 3 anni e mezzo non ha mai più diretto l'Inter, che subito, lo ricordiamo tutti, aveva chiesto di non essere più diretta da Orsato, cosa che naturalmente, manco a dirlo, la federazione interista gioco calcio ha accettato con molto piacere, e Orsato per quasi 4 anni, ragazzi, quasi 4 anni, il miglior arbitro italiano non ha arbitrato l'Inter per quasi 4 anni. Poi le volte che l'ha arbitrata successivamente si contano sulle dita di una mano, ma soprattutto l'ha sempre arbitrata in partite che non contano niente, quindi non in big match, né con la Juventus, né con l'Inter, né col Milan, né col Napoli, tutti i big match Orsato, dove c'è l'Inter, non li fa. E Sandro Sabatini ci dà una notizia che nessuno di noi conosceva, notizia che se fosse vera, ragazzi, avrebbe del clamoroso, perché pare che sia stato lo stesso arbitro Daniele Orsato a chiedere all'AIA di non essere più designato per partite importanti di cartello dell'Inter. L'arbitro vuole farsi la sua carriera tranquillo perché fondamentalmente, ragazzi, ha paura delle ripercussioni che può subire arbitrando l'Inter. Per le pressioni mediatiche vergognose, il miglior arbitro del mondo, ragazzi, ha paura di arbitrare i ladri, ha paura perché lui vuole fare le cose fatte per bene, lui è un arbitro che arbitra per bene, lui è uno che non si vuole piegare a un sistema sporco e corrotto, ed evidentemente quando si arbitra l'Inter in Italia bisogna sottostare a determinate regole, tipo la regola fondamentale è nel dubbio pro-Inter, ma anche nel momento in cui l'Inter perde bisogna fare qualcosa per intervenire e ripianare la situazione. Questa stagione, ragazzi, la Marotta League prevede questo tipo di regolamento, e naturalmente lo stesso Daniele Orsato ha detto lasciatemi fuori da questa pagliacciata, sono uno degli arbitri migliori al mondo, se non le migliori. Questo lo aggiungo io, tra l'altro, perché secondo me Daniele Orsato è il miglior arbitro del mondo attualmente. Ha commesso un errore nel non dare quella munizione, ma in quella partita ne commise tanti. Tipo, ad esempio, proprio per prendere un fallo di Cancelo su Zaccaria netto, un calcio di rigore, una mancata doppia ammonizione con conseguente espulsione per Skriniar, un mancato calcio di rigore per intervento di Skriniar che si disinteressa del pallone e abbatte Gonzalo Higuaín, tutto questo, ragazzi, sull'1-0 per la Juventus, tutto questo nel primo tempo.
Però ragazzi, si ricorda solo l'ammonizione. Detto questo, Orsato ha deciso di non voler sottostare a queste pagliacciate, di non voler scendere a compromessi, di non voler rovinare la sua reputazione cedendo alle regole di quella che è la Marotta League, e quindi di dare uno o più favori a partita all'Inter, e quindi ha deciso appunto di non voler più arbitrare questa partita, perché praticamente, ragazzi, ha paura. Ragazzi, questa è una cosa clamorosa che voi dovete condividere a manetta. Queste sono notizie che vanno condivise a manetta. Perché? Perché non è che l'ho detto io, ma l'ha detto uno di quelli che fa parte dei cosiddetti media istituzionalizzati, delle televisioni, dei giornali, Sandro Sabatini, uno che in televisione ci bivacca. E la dichiarazione che ha fatto, probabilmente anche a cuor leggero, ragazzi, senza magari pensare a ciò che stava dicendo, è clamoroso. Perché se Orsato non vuole più arbitrare l'Inter dopo quel casino, c'è una sola ragione, ragazzi. Non è che ce ne possono essere 2, 3, 4 o 7, ce n'è una: Daniele Orsato ha paura di arbitrare l'Inter, ha paura delle ripercussioni che questa squadra, che ha uno stampo mafioso, ragazzi, all'interno del calcio, ha uno stampo mafioso, ha un modo di fare mafioso. Praticamente o fai come dicono loro o ti stroncano la carriera. E quindi Daniele Orsato vuole finire tranquillo una carriera comunque gloriosa, macchiata da quell'intervento mancato, doppio giallo al Milan in Pjanic, che non avrebbe cambiato una sega, perché loro sono scarsi e ignoranti, avrebbero perso comunque perché sono degli imbecilli. Perché in quella partita Spalletti sostituisce senza una valida ragione Icardi con Santon, abbassando la squadra, mettendosi, arroccandosi in area di rigore senza avere la capacità di difendere in area di rigore, e beccano due pere in due minuti, ragazzi. Perché poi la verità è quella e nessuno la dice, però c'è bisogno che qualcuno la dica, e siamo qua a dire questa che è la verità, è la realtà di quella partita di cui ancora stiamo parlando. Detto questo, bastava che i napolesi vincessero la partita a Firenze invece di beccare tre balbettoni sul campo e trovare la scusa dello scudetto perso in albergo. Ma ragazzi, ma che cazzo state dicendo? Ma tutti i furti che fa l'Inter quest'anno, la Juventus dovrebbe perdere ogni partita, dovrebbe perdere ogni partita, e invece è lì a giocare, a tentare di lottare contro i mulini a vento, un pochino alla Don Quixote. Però la Juventus è lì e a 4 punti dall'Inter, è lì che si sta giocando quello che è comunque il campionato, nonostante sia palesemente inferiore a mio modo di vedere dal punto di vista tecnico. Però la Juventus è lì che si sta giocando le sue chance, non è che si arrende perché l'Inter ruba ogni partita, altrimenti ragazzi bisognerebbe cedere di schianto e perdere 2-3-0 ogni partita. Tanto queste qua le rubano tutte, non è che ne rubano una sì o una no. E davvero, ultimamente non c'è una sola partita dove l'Inter non riceve 1-2-3 favori arbitrali, 1-2-3 episodi controversi, sempre e comunque dalla stessa parte, sempre e comunque in cui la decisione nel dubbio va da quella parte lì. Ma ragazzi, naturalmente per i media è un caso, i media cercano di tenere bassa la cosa, è esploso un pochino il bubone nel momento in cui hanno fatto delle cose clamorose, tipo nella partita col Verona o tipo per esempio contro il Napoli, dove gli stessi napoletani hanno protestato, ma De Laurentiis è stato muto, perché De Laurentiis fa parte di un sistema mafioso, tanto è vero che è indagato per falso in bilancio, però non viene, diciamo, preso in considerazione il fatto dalla giustizia sportiva, perché Osimhen, che è stato acquistato in maniera illecita, ci sono le dichiarazioni dei giocatori mai andati a Lille e scambiati per una cifra esorbitante, quando sono giocatori che non hanno mai giocato nel calcio professionistico. Naturalmente tutto questo non conta. De Laurentiis sa che se sta zitto, se tace, se fa parte del sistema, l'anno scorso è stato favorito, quest'anno tocca all'Inter vincere in un sistema in cui lo stesso De Siervo, CEO della Lega di Serie A, ha detto che la Serie A è bellissima perché ogni anno vince una squadra diversa. Allora ragazzi, di che cazzo stiamo parlando?
non stiamo parlando di niente, stiamo perdendo tempo a fare delle chiacchiere, stiamo perdendo anche del tempo a giocare. Intanto vi chiedo massima condivisione di questo video perché è importantissimo per farlo conoscere a tutti, come già detto, il vostro commento perché mi dà sempre spunto per nuovi contenuti. Vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto del contenuto e fino alla fine, ragazzi, contro tutto e tutti, sempre e comunque. Forza Juventus!